Appuntamento con la rubrica intervista all'autore. Ai microfoni di Radio Autori Emergenti, oltre a me ovviamente, oggi avremo gli autori Andrea Ansevini e Sara Marino. Buongiorno Andrea, buongiorno Sara. Buongiorno Lesi. Allora, procediamo per ordine alfabetico, quindi cominciamo da Andrea. Andrea, di dove sei? Ci conosciamo un po'? Sì, sono di Polverigi, un piccolo paese in provincia di Ancona, nelle Marche. Perfetto. Tu invece, Sara, buongiorno. Io invece sono di Prato, vicino Firenze in Toscana. Perfetto. Allora, adesso invece ci addentreremo nell'argomento scrittura. La vostra attività di scrittori, produzione generi. Tu Andrea hai al tuo attivo 5 libri fra autopubblicati e dati alle stampe tramite case editrici, oltre a una produzione sconfinata di inediti, racconti e poesie. Vuoi parlarcene più nello specifico? Sì, ho iniziato a scrivere intorno al 1990-91, dapprima con le poesie e sono andato avanti fino verso il 2000, 2005, anno più anno meno, dopodiché sono passato ai racconti. Dal mio modo di scrivere con i racconti mi sono detto perché una volta non provare a scrivere dei romanzi e da lì dal 2010 mi sono posto questa cosa e sono dopodiché partito con i romanzi e ho pubblicato dapprima nel 2010 una raccolta di poesie, appunto come detto poco fa, perché ho iniziato con le poesie. Poi nel 2014 sono passato al mio primo romanzo self, che si intitola La porta misteriosa. Poi tramite casa editrice, avendo conosciuto la mia editrice Rita Angelelli della casa editrice Le Mezzelane casa editrice, gli ho mandato il seguito, che sarebbe la seconda parte della storia e si intitola Oltre la porta. In questo frangente ho iniziato a scrivere la terza parte, che ancora deve venire alla luce, ma penso verrà nel 2021, la terza e ultima parte. Nel mezzo ho messo altri due libri, uno in collaborazione con una mia amica Alessandra Piccinini, che si intitola Delitto in casa Le Mezzelane, e l'ho scritto nel 2018. Sì, esatto. E subito dopo, proprio quest'anno, invece, mi sono prodotto invece un romanzo in self, una raccolta di racconti che si intitola Vietato dormire, 20 racconti per restare svegli. Perfetto. Allora, ora la parola passa invece a Sara. La tua produzione letteraria, Sara? Allora, la mia produzione letteraria, all'attivo adesso ho 4 libri. Di cui i primi due, diciamo, che parlo sono tratti da una saga di vampiri, sempre prodotta da Le Mezzelane casa editrice, che diciamo hanno visto la luce, tra virgolette, più o meno 3 anni fa con il primo volume Destino di Sangue, poi è uscito il seguito La Freccia del Diavolo e adesso ho già mandato alla casa editrice il terzo volume, che è una storia di, insomma, racconta di questa ragazza particolare, una creatura molto particolare di vampiri, e in più ho altri 2 racconti sempre pubblicati dalle Mezzelane casa editrice della collana Black Moon Street, che sono sempre su demoni, che è la mia passione tra virgolette, però questi sono adatti più a ragazzi, quindi qui sono scesa di età, mentre la saga è proprio per adulti. Certo. Questi sono per ragazzi più giovani, intorno ai 16-18 anni, insomma. Allora, hai scritto anche qualcosa di inerente al bullismo? Sì, sempre con la casa editrice ho partecipato a una raccolta, Non è colpa tua, si intitola questa saga di racconti contro il bullismo, anoressia, bulimia, hanno rinchiuso un po' tutti i problemi adolescenziali in questa raccolta, insomma. Allora, ora parliamo invece di libri scritti a 4 mani. Andrea, qual è la tua esperienza al riguardo?
L'esperienza riguardo il primo proprio, come detto poco fa, ho scritto Diretto in casa alle Mezzelanne, che è stata appunto la mia prima esperienza a quattro mani con Alessandra Piccinini. È un giallo ironico, scherzoso. Poi proprio qualche mese fa ho finito di scrivere il seguito della storia di Pinocchio, che tutti quanti conosciamo, che si intitola Pinocchio anno zero. E l'ho scritto con una mia amica che si chiama Viviana Nobilini. E la prefazione ce l'ha scritta il cantautore Umberto Napolitano. E al momento sono queste quelle, diciamo, una che è pubblicata e una in attesa di essere pubblicata. E nel frattempo ne sto facendo altre in collaborazione, tra cui una con la stessa Sara qui presente, che stiamo scrivendo, diciamo, un fantasy molto particolare, riferito, diciamo, a Marte, al pianeta. Poi di più non posso svelare. Niente spoiler. Mi sembra giusto. E quindi, come hai vissuto, scusami se ti interrompo Andrea, questa esperienza proprio di scrittura a quattro mani, in che cosa l'hai trovata diversa appunto rispetto alla scrittura semplice, no, da solo, e soprattutto quali sono i lati positivi, no, i punti a favore di una scrittura a quattro mani, e se c'è invece qualcosa che ti è rimasto un po' ostico? Sì, la scrittura a quattro mani sì, è diversa dal modo mio di scrivere, sì, lo stile è sempre quello, però per me è un modo di confrontarsi e vedere due generi di scrittura tra due autori diversi. In questo caso, siccome io mi adatto facilmente con tutto, basta trovare un punto d'accordo, come è già successo con Alessandra, con Viviana, come anche con Sara, è una bella esperienza e non posso dire assolutamente male di nessuna di queste tre, no, perché sono per me persone straordinarie, hanno modo di scrivere che mi piace come scrive, che mi piace confrontarmi e mettermi in gioco di continuo anche con loro, in cui ognuno scrive un capitolo. Che altro, bello. Certo, scusami, per quanto riguarda i punti a sfavore, io mi riferivo a una tua difficoltà, no? Magari ovviamente sarà più difficile confrontarsi, un conto è scrivere da soli, si scrive tu al foglio, un conto è invece, no, anche mediare con altri autori, quindi ci si arricchisce da un lato, dall'altro però magari inizialmente bisogna compiere uno sforzo, no? Anche per capire il mondo dell'altro autore, come potergli andare incontro al meglio, sbaglio? Sì, difficoltà sì, cioè si incontra ma relativamente, perché per come sono fatto io, diciamo, mi sono subito adattato al modo di scrivere che hanno ognuna di queste collaborazioni che sto facendo e mi trovo molto molto bene, è una bella esperienza, ognuna diciamo a sé, come detto, perché ognuna ha il suo stile di scrittura, però a me queste cose piacciono e non posso dire assolutamente male di nessuna, perché mi sono trovato bene con le precedenti e mi sto trovando bene con questa in corso. Va bene, perfetto. Tu invece, Sara? Allora, io invece sui racconti a quattro mani sono un po' all'origine, insomma, quello con Andrea è stata la mia prima esperienza, cioè sta, perché è ancora in lavorazione. Ah. E, diciamo che allora, come esperienza in sé è intrigante, mi ha aperto nuove possibilità anche per capire come funziona questa cosa, però sì, è vero, l'unica difficoltà iniziale, infatti ne parlavamo anche con Andrea, come iniziare a fare questo libro, può essere capire come impostarlo, perché logicamente lui ha un'impostazione, io ho un'impostazione, la prima, la terza persona, cosa parliamo, la voce esterna, quindi diciamo dobbiamo trovare un incastro perfetto, che però una volta scaturito, come ha detto lui, non c'è nessuna difficoltà nell'andare avanti, perché viene proprio naturale, di capitolo in capitolo, anzi forse alla fine poi, anche se il capitolo è tuo, poi tocca fare il secondo a me, il terzo a te, alla fine in realtà poi si trova sempre qualcosa del dire io aggiungo questo anche nel tuo, o io aggiungo questo nel tuo, quindi alla fine si amalgama bene la faccenda, è molto, viene liscia insomma. C'è anche un esercizio, no? Proprio di scrittura, sì. Un esercizio aggiuntivo. Sì. È un arricchimento, perché sicuramente, no, ci si incontra con altri stili, altri modi di impostare il processo di scrittura e via discorrendo. Sì, ora è come invece vedere doppia faccia di una solita storia che poi si unisce. Certo, e quindi magari per certi versi si prova anche una soddisfazione maggiore, no? Perché poi si è entrati anche nel mondo dell'altro, si è conosciuto qualcosa di nuovo, si, certo, è cresciuti, no? In è sempre un maniera. Arricchimento, sì sì.
Per quanto riguarda la promozione dei vostri libri, invece, la parola ad Andrea, come li promuovi tu, Andrea? Io li promuovo prima di tutto tramite Facebook, tramite il mio profilo e la mia pagina, perché ho una pagina che porta praticamente il mio nome e cognome, Andrea Ansevini. Dove metto dei video, metto degli estratti, oppure gli stessi libri con i link di acquisto, dove si può trovare il libro, dove è reperibile. E in più ho anche un canale YouTube dove carico anche appunto dei video che creo io, che faccio i book e trailer fai da me, fatti in casa. Poi Certo. dopo mi promuovo anche molto tramite anche le radio, le televisioni, i giornali, con queste amicizie che conosco, gli mando degli estratti a chi me li chiede, giustamente poi ne danno risalto nei programmi o radiofonici o televisivi e ne parlano e mi fanno, diciamo, anche loro pubblicità a questa cosa. Quindi una promozione su larga scala, diciamo, no? Perché Sì, utilizzi esatto. vari canali. Sì, E la uso parola. canali che mi capitano. Certo, la parola ora a Sara invece. Tu Sara, come Ok, li promuovi i tuoi libri? allora io essenzialmente su Facebook, dove ho anch'io la mia pagina personale Sara Marino, in più ho creato anche la pagina Rebecca la distruttrice, che è collegata e unita per la saga dei vampiri. In più sfrutto sempre Facebook con i vari gruppi e pagine di spam o varie mostra la copertina, insomma sfrutto tutte le possibilità possibili che si possono trovare e in più uso molto anche sia la mia pagina Twitter che Instagram dove pubblicizzo frasi di libri, copertine, stralci per poter aiutare la gente a conoscermi. E essenzialmente questi, poi vabbè, anch'io ho creato la mia pagina YouTube, ma è proprio agli albori, quindi è proprio un bimbo su questa cosa. Muove i primi Muove i passi. primi passi e poi, insomma, uno quando c'era ancora la possibilità, uno pensava anche a qualche presentazione, però per ora purtroppo è tutto fermo, quindi si spera che in un futuro si possa tornare anche a parlare alle persone a occhio Certo, che poi è la cosa occhio. di Più maggiore bella, sì, soddisfazione, no? infatti. C'è proprio uno scambio a livello umano. Allora, insieme Andrea e Sara hanno condotto un salotto letterario online, vedo. E ecco, questa esperienza dal tuo punto di vista, Andrea. Sì, è stata pure questa un'esperienza per me molto positiva, che la giudico molto interessante, che appunto con Sara abbiamo ideato e condotto questo salotto, abbiamo avuto quasi 20 puntate, abbiamo avuto come tanti scrittori, tanti poeti, abbiamo non solo della nostra casa editrice, ma anche di altre case editrici che non conoscevamo. Abbiamo avuto modo di apprezzare tanta gente a noi sconosciuta, da che era nata per gioco, per una presentazione che abbiamo fatto io e lei dei nostri libri. Ci siamo detti perché non provare a parlare di libri anche con altra gente? E così è nato questo salotto, e che ci ha riservato tante sorprese, tante belle soddisfazioni e ci ha dato tanta visibilità a noi pure, perché appunto tanta gente si è segnata al punto tale di arrivare a fare una seconda edizione che adesso inizierà le prossime settimane. Ecco, Abbiamo quindi molte dopo più le puntate vacanze, rispetto a questa immagino. appena passata. Certo, è un'esperienza, adesso mi rivolgo a Sara, rispetto a questo salotto letterario online, che ricordi con particolare piacere e soddisfazione? Allora, dato che è nata così, come ha detto Andrea, per caso, tra virgolette, abbiamo dato anche la possibilità in questo periodo dove non ci si poteva vedere, perché è nata proprio nel periodo del lockdown totale, di poter parlare, incontrare nuovi volti, è stato divertente un po' con tutti perché ho riso tantissimo, anche perché molti autori erano veramente simpaticissimi, libri fantastici, però direi che abbiamo anche intervistato il nostro capo della casa editrice, perché anche lei non solo è il capo della casa editrice, ma scrive dei libri fantastici, direi che quella è stata una puntata molto particolare, perché poi abbiamo avuto anche altri ospiti durante la puntata per fargli varie sorprese, quindi sì, mi è piaciuta proprio l'idea di poter vedere e far incontrare con lei anche, ad esempio, gente che la nostra casa editrice è italo-tedesca, quindi la metà delle persone che abbiamo fatto incontrare lì su internet era in Germania, quindi è stata una bellissima esperienza. Perfetto, quindi anche un'esperienza, diciamo, internazionale. Eh sì, internet unisce in quel caso. Esatto, allora il libro
dei tuoi, ovviamente, Andrea, a cui tu sei più affezionato. Ok, sono più affezionato a appunto questo romanzo che ho scritto nel 2017, Oltre la porta, perché mi è riservato tante belle emozioni, tante belle soddisfazioni. In 3 anni, fino a quando era possibile fare presentazioni in presenza, sono arrivato adesso tra online, di presentazioni fatte pubbliche e private, sono arrivato a poco più di 150 presentazioni nel giro di così 3 anni. Oltretutto, questo libro è stato premiato anche lo scorso anno agli Oscar delle Stelle, qui al mio paese di Polverigi, in cui sono stato premiato come miglior scrittore emergente regionale. E sul palco c'erano personaggi famosi come Sandra Milo, Michele Mirabella, il venuto a mancare da poco Pino Scaccia, il giornalista che tutti conosciamo, e tanti altri big nazionali. E io in mezzo a loro, per me è stata una bellissima emozione a far conoscere questo mio libro, non solo a parte a livello regionale, anche a questi ospiti nazionali che ho avuto la fortuna di incontrare e conoscere. È stata una bella soddisfazione. E oltretutto, sempre questo qui, qualche mese prima è arrivato a un secondo posto a una gara nazionale che si chiama Face to Face, una gara di Facebook che avviene su un gruppo, e sono arrivato secondo di quasi 100 che eravamo partiti, e devo dire che mi sento molto molto orgoglioso di me stesso, di questo libro che ha fatto e la gente a cui è arrivato. Vuol dire che l'hanno apprezzato e l'hanno gradito. Non posso che esserne fiero di me stesso e ringraziare tutti per il supporto che mi hanno dato e aver creduto in questo libro. Invece il tuo libro, Sara, a cui tu sei più affezionata? Allora, il libro in cui sono più affezionata è di sicuro il primo della saga dei vampiri, Destino di Sangue, che è nato molti, molti anni fa, più o meno ormai quasi più di 10. Ci ho messo poi parecchio a scriverlo, perché poi ne ho scritti anche tutti il seguito, li ho scritti insieme, ed è il primo cui ho dato, diciamo, più me stessa e cui i personaggi mi sono più, a quelli a cui tengo di più, perché è un libro che è nato in un periodo molto particolare della mia vita, non molto felice, mi ha aiutato a superare quel periodo e ho avuto anche dei riscontri molto positivi, perché insomma, a parte le varie recensioni che ho avuto sui vari siti, la gente è bellissimo, perché molti mi scrivono anche in privato e che il libro li ha appassionati, che i personaggi sono riusciti a toccarli, e perfino una ragazza mi scrisse che addirittura passò tutta la notte in bianco per vedere come andava a finire. Beh, questa è una soddisfazione enorme, è una grande soddisfazione, direi vale più di 1000 recensioni, e quindi sono contenta, perché è quello in cui, diciamo, ho dato più me stessa, in cui amo i personaggi, sono molto, molto realisti, anche perché l'ho ambientata a Prato questa saga, quindi è molto casareccia, insomma. Allora, adesso la parola va ad Andrea. Pensi che i tuoi libri, Andrea, possano avere, abbiano una valenza positiva, benefica per te stesso e per gli altri? Se sì, perché? Io penso di sì, per me stesso sì, perché diciamo c'è molto di me in questo libro, che mi sono messo anche io come uno dei protagonisti insieme al protagonista appunto principale, perché sono un suo amico, e penso abbia una valenza anche per gli altri, perché diciamo ha delle, la porta proprio appunto oltre la porta simboleggia i problemi che abbiamo oggigiorno tutti quanti, sia belli che brutti, e tutti ci troviamo appunto davanti a una porta a prendere delle decisioni. E sta a noi a decidere da che parte andare. E appunto io penso che sia, diciamo, come un toccasana per un, diciamo, per una vita migliore. L'unica cosa, a differenza del protagonista che la vive tutto a modo suo, fantasioso, fantastico, amante del paranormale, solo alla fine si capisce veramente se è vivo, che lo sta vivendo veramente, se sta sognando, oppure se è addirittura morto. Perché ci sono vari imprevisti, vari incidenti che gli capitano, e alla fine è come un nastro che si riavvolge, poi si collega con quello che succede all'inizio, perché inizia subito con un forte colpo di scena questo libro. Io penso che sia uno sprono a non mollare mai, anche quando le cose non vanno come vorrebbero, e laddove non si riesce, a farsi aiutare da chi ha bisogno. In questo caso, come io, sono l'Andrea che aiuta il protagonista, ma non solo nel protagonista, ma io aiuto tutti, chiunque ha bisogno, anche una parola di conforto, un messaggio, se uno ha bisogno io ci sono sempre, lo dico sempre con tutti, su di me ci puoi sempre contare. E da qui mi vengono fuori tantissime amicizie straordinarie e vere, e tante si sono rafforzate, e mi fa molto piacere tutto ciò, e mi piace condividere appunto questo mio essere, perché ho sempre apprezzato il pubblico e sono stato sempre in mezzo alla gente, sia prima come musicista quando suonavo con il gruppo musicale, poi anche come animatore quando ho fatto l'animatore di balli latinoamericani,
adesso anche con questo libro, andando in mezzo alla gente, conoscendo anche gente, ho visto tante realtà, tanta gente, quindi c'è molto di me in queste cose qui, che sono molto molto attivo per questi sensi. E se si può dare una mano, io la do molto volentieri a chi me lo chiede. Certo. Tu invece, Sara, pensi che i tuoi libri possano appunto avere una valenza positiva, benefica per te e per gli altri? E se sì, perché? Allora, essenzialmente spero di sì. Il mio intento comunque in tutti i libri è che possa in quell'attimo di lettura far vagare la mente di chi legge, staccandoli anche da pensieri negativi o periodi brutti, cioè dare quella possibilità di avere un attimo di pace e tranquillità. E poi, come ad esempio il titolo del primo libro, Destino di Sangue, tutto ruota intorno al destino, insomma, come nel libro spero che arrivi il messaggio a chi lo legge, che niente è scritto, che anche se il tuo destino è nel tuo sangue, sei tu che hai la possibilità di scegliere chi vuoi essere, chi avere al tuo fianco e decidere di lottare per ciò che ha veramente valore in te. Cioè, nei miei libri il filo conduttore è sempre quello, l'accettazione della tua vita, l'accettazione di chi ti sta accanto, riuscire a trovare un briciolo di felicità anche nei momenti più scuri, perché comunque insomma i miei libri parlano di demoni, quindi non è che proprio sprizzano gioia da tutti i pori, insomma. Sono temi forti, no? Sì. Come mai però questa tua passione, adesso questa è una domanda estemporanea, una mia curiosità personale, per questo lato oscuro? Allora, il lato oscuro, il lato dell'occulto mi è sempre piaciuto fin da piccola. Io amavo vagare di notte, pensare cosa ci potesse essere nell'oscurità, andare a scoprire luoghi abbandonati, tutte queste zone, case di fantasmi, cioè, quindi mi è sempre appassionata molto questa cosa. In più, quando io ho iniziato a leggere molto, molto piccola, grazie a mio nonno, leggevo quello che avevo in casa. Quando poi ho iniziato a scegliere cosa leggere, è un filone che, logicamente portato dal bagaglio di curiosità che avevo, che mi ha subito catturato. E c'è questa idea che in realtà possa esistere da qualche parte del mondo qualcosa di così incredibile e anche oscuro, è una cosa che mi affascina tantissimo. Quindi io veramente ho letto di tutto su queste cose, ma non solo libri, proprio anche saggi, studi. È una passione che mi coltivo da tempo, non è che ci credo, è quelle sì, però. Cioè, secondo me questi libri su fantasmi, mostri, demoni, è tutto un no, non ci credo, ma però, e c'è sempre quel però che mi affascina tantissimo. E quindi sì, mi piace molto, lo ammetto. Sei affascinata probabilmente dal mistero, no? Sì, quindi, che non si riesce a il non avere una risposta certa mi urta il sistema nervoso. È una sfida. È una sfida. Esatto. Allora, e invece poi tu ci hai risposto, già hai detto che scrivere ha un valore positivo, no? Ha un buon effetto anche su di te, perché ti ha aiutato a superare un periodo difficile. Esatto. Sì, perché credo che la scrittura in sé sia come tutte le arti, insomma, in generale, perché io penso che uno in un periodo stressante cerchi comunque una valvola di sfogo, la puoi trovare nella scrittura, nella pittura, nella lettura, nella musica, arte. L'arte, secondo me, è proprio la valvola di sfogo generale, perché in quell'attimo, come ho detto prima, tu spengi la mente, ti lasci andare alla tua passione e forse quel dolore che hai dentro viene estirpato, una piccola parte viene estirpata e rimane lì sulla carta, sulla tela, sulla musica, e ti dà quella pace in più che riesci a trovare. Quindi secondo me è molto importante avere questa valvola di sfogo, specialmente ora che siamo ancora più stressati del dovuto. Già. E anche Andrea ci ha dimostrato, no, il grande valore dell'arte, perché lui è stato anche musicista, no? Suonava all'interno di un gruppo, poi anche insomma il ballo, se vogliamo, sicuramente una forma, non se vogliamo, sicuramente una forma d'arte, no? E poi la scrittura. Tu Andrea, Sara ce l'ha già detto, tu Andrea, come vivi l'arte, l'espressione artistica?
Sì, la vivo, cioè che mi faccio molto prendere dall'arte, appunto perché a parte la passione per la scrittura, del ballo e la musica, come detto, mi piace anche molto qualsiasi a me, tipo di arte, la pittura mi piace molto, anche che non so buono a disegnare, lo ammetto, la scultura pure mi piace molto ammirarla, perché è sempre, diciamo, una forma, come ha detto Sara, una forma di sfogo, come ha detto appunto, perché ognuno ci si riconosce, ci si trova in quelle parti e tanto tutti passiamo dei momenti no e sta, diciamo, a noi in quel momento no proprio a tirare fuori quello che abbiamo dentro. E dopo è stupendo, se non addirittura a volte pure emozionante, vedere quanto uno riesce a produrre di quello che ha dentro. E' una bella gratificazione quando si vedono i risultati. Vuol dire che siamo arrivati alla gente e la gente gradisce quello che abbiamo proposto. Certo, quella è una delle soddisfazioni più grandi, no? Perché non si scrive solo per se stessi. L'arte non solo per noi, ma se arrivi anche alla gente che trasmetti le emozioni che uno scrive, in base o che scrive o che musica, oppure anche in una foto pure, perché ho anche la passione per la fotografia. Quindi se uno rimane colpito da quello che proponi, vuol dire che il tuo intento è andato a buon fine. E motivo in più per essere orgoglioso e andare avanti. Perfetto. Allora, adesso in chiusura di intervista, Sara, cosa vorresti aggiungere a quanto detto fino ad ora? Se c'è qualcosa che vorresti dire? E questa domanda ovviamente è rivolta a entrambi, anche ad Andrea. E poi dove sono reperibili i vostri scritti? Ok, allora, come aggiunta, io spero che prossimamente questa nostra passione, parlo al plurale, di voler interagire con il pubblico, i lettori e tutto ciò che può seguire, possa riprendere molto più facilmente, che questo periodo insomma possa risolversi nel miglior tempo possibile, anche se insomma staremo a vedere, e che insomma sì, perché insomma le notizie non è che proprio interrogativo, sì, infatti. E spero insomma che comunque queste la lettura e tutte le arti continuano la loro strada senza grandi intoppi, perché purtroppo in questo periodo di chiusura, secondo me, le arti in generale, come i teatri, anche i cinema, sono quelli che ne hanno risentito di più, perché sono stati proprio loro vivono di contatto col pubblico ed è stato bandito completamente. Quindi spero di poter riprendere presentazioni, fiere, perché ad esempio la Fiera di Torino mi manca tantissimo, le Fiere di Milano, cioè incontrarsi anche tra noi autori è stato molto un dispiacere non farlo. Per il resto i miei libri si possono trovare in tutti gli store online, sul sito di acquisti delle Melezzelane Casa Editrice e in tutte le librerie, anche se non disponibile proprio in tutte, basta ordinarlo e si può ordinare facilmente, quindi è reperibile anche lì. E basta, direi così. Perfetto, ora la parola passa a Andrea. Appunto, cosa vorresti aggiungere, Andrea, a quanto detto fino ad ora e dove sono reperibili i tuoi libri? Ok, come ha detto anche Sara, sì, anche a me manca molto il contatto con il pubblico, che spero di riprendere molto presto con presentazioni di libri, perché appunto il pubblico è per me, diciamo, un punto di riferimento, un punto di forza proprio, un modo per confrontarsi, trovare appunto scrittori, scrittrici, anche gente nuova, fare nuove amicizie. E oltretutto, perché questo qui è una cosa che per noi scrittori è un modo per esprimersi e arrivare proprio diretti, come si deve, alla gente. Un modo, diciamo, per arrivare al cuore e far capire quello che noi proponiamo. Altre cose che mi mancano, a parte questa cosa in pubblico, che purtroppo adesso non è possibile per via di questo problema che abbiamo, altre cose che mi propongo è fare sempre di più e sempre, diciamo, uno sprono continuo per me stesso di essere sempre meglio e fare ancora di più di quello che non faccio adesso. Già faccio tanto, mi piace fare sempre sempre di più, diciamo, una ne faccio e 100 ne penso, diciamo. Tutti mi definiscono un vulcano e hanno ragione. Certo, beh, appunto, così, no? Mi fa molto piacere, o da solo, in collaborazione, è bello andare avanti così. I miei libri si trovano, come ha detto appunto anche Sara, dal sito della nostra casa editrice, che il sito è negoziolemezzelane.eu, oppure tramite tutti gli store principali, Amazon, IBS, Feltrinelli. Basta che, se uno non è disponibile, chiede anche il nome e cognome dell'autore, dice il nome della casa editrice, Le Mezzelane Casa Editrice, e il libro arriva, al tempo qualche giorno che la casa editrice lo manda,
che si trova. Invece questi prodotti con la casa editrice per Queen Self possono chiedere tranquillamente a me in privato o da Facebook o dalla mia pagina e penso io a spedirli. Ecco. Quindi anche spedizioni personalizzate, magari autografi, anche i libri, no? Sì, anche. Fai una dedica. Che fa piacere, sì. Faccio questa cosa qui pure, se uno me lo chiede li spedisco. C'è anche comunque in digitale i due libri prodotti in self. L'occhio che vuole anche il cartaceo me lo chiede e glielo faccio avere con tanto d'autografo. E ci metto tante volte anche un omaggio allegato. Perfetto. Allora direi che abbiamo concluso. Io saluto e ringrazio sia Andrea che Sara. Grazie. Vi ringrazio a te per aver partecipato, grazie molte. E grazie. Poi... auguro a entrambi il meglio per la loro carriera di scrittori. Grazie, grazie tante. Grazie mille. Grazie. Ciao, se ci sarà modo ci possiamo sentire poi per quando avremo il nuovo libro insieme pure. Certo, molto volentieri, vi aspetto, vi aspettiamo. Perfetto. Okay.